Le strade di Urbino sono intrise di storia. Chissà se Federico Ubaldo e sua moglie, Claudia De Medici, passarono per questa via, salirono queste scalette di San Giovanni per arrivare al castello. Queste scalette si chiamano così perché in cima c'è una struttura che nel 1300 accoglieva pellegrini, ammalati, un luogo vero e proprio di ristoro, non solo fisico ma anche spirituale. Ebbene, nel 1400 questa struttura venne completamente trasformata e guardate che cosa è diventata. Con tanta bellezza per forza ci si ritrova, eh? Sara Bartolucci, ben trovata. Benvenuta. Affreschi meravigliosi in cui protagonista è Giovanni Battista. San Giovanni Battista, in questi affreschi viene raccontata proprio la vita del santo, dalla nascita fino alla sua morte per decollazione. Ma a dominare il tutto la crocifissione nell'abside. Abbiamo il Cristo crocifisso al centro, i due ladroni. Sulla croce del Cristo hanno edificato il pellicano, che è un simbolo cristologico per eccellenza. La quotidianità dell'epoca che entra, forse quasi a dire che il messaggio di Gesù è valido sempre. È universale. E infatti vediamo per esempio la Maddalena vestita come una nobildonna dell'epoca, oppure Longino a cavallo e un cavaliere di inizio 400. E ancora una scritta, lì. Vere filius Dei eratiste, e veramente lui il figlio di Dio. Longino, dopo avere trafitto il costato del Cristo e aver visto uscirne sangue d'acqua, si rende veramente conto che quello è il figlio di Dio. Sopra le croci dei due ladroni, quali simboli? Sul ladrone di destra, che è il cattivo ladrone, abbiamo il diavolo che tiene per i piedi un bambino, che non è altro che l'anima del cattivo ladrone che andrà all'inferno. E dall'altra parte l'angelo che invece porta in cielo l'anima del buon ladrone. Il ladrone che si è pentito. Sì. Però colpisce proprio colpo d'occhio che tutto avviene proprio in quell'istante. C'è un grande senso di movimento. Movimento, naturalismo, aneddoto. C'è proprio il tentativo di rendere accessibile e comprensibile a tutti anche il racconto sacro.